I grandi campioni spesso risolvono le partite da soli. Prendono il pallone ed inventano il gol che vale il prezzo del biglietto. Questo però non basta a renderli dei leader. Un leader è qualcosa di più. Se credete che basti una fascia da capitano o il record di gol fatti nel proprio team per essere il leader, beh, forse vi sbagliate. Il leader è dotato di quella che gli studiosi chiamano intelligenza emotiva. Un vero leader è consapevole di sé, della situazione, ed è empatico, cioè è capace di capire come si sentano gli altri, è in grado di leggere dentro di sé, regolare le proprie emozioni e compiere gesti che modificano lo stato emotivo di chi gli sta intorno. La storia che vogliamo raccontarvi oggi è quella di un centrocampista. Al braccio non ha nessuna fascia e non è nemmeno il capocannoniere della nazionale con cui sta giocando un quarto di finale dell'Europeo. Come ogni campagna che si rivelerà poi positiva per la nazionale italiana, anche questa era partita fra le polemiche. Il girone era stato superato con molte difficoltà e ci si era avvicinati allo scontro con l'Inghilterra con più dubbi che certezze. Abbiamo constatato che è una delle squadre europee molto più organizzate rispetto a tante altre. Contro tutti i pronostici, però, gli azzurri dominano per quasi tutta la partita. Meritano ampiamente la vittoria, ma non riescono ad ottenerla nonostante le numerose azioni da gol create. Marchisio, di testa, sempre sì. De Rossi! Di metri, Diamanti sul sinistro per Nogerino. Fine dei 90 minuti, fine dei supplementari. È finito, si è scatenato. Ecco qua, finisce come proprio non volevamo finisse. Si va ai tiri dal dischetto, allora. Ai calci di rigore. I rigori non iniziano bene. Dopo un gol inglese e uno italiano, il secondo rigore a disposizione per gli azzurri viene calciato fuori da Montolivo. Crolla tutto. Vi sfido a trovare un qualsiasi italiano davanti al teleschermo che in quel momento non stesse pensando «Basta, è finita». Ma dopo il gol di Rooney, dal dischetto è il turno di Andrea Pirlo. La situazione non è delle più semplici, la tensione è palpabile. E il numero 21 la sente. Prendevo la rincorsa, vedevo che il portiere si muoveva molto e faceva dei gesti strani. Dopo una grande prova, il mondo sta crollando sulle spalle dei suoi compagni e di milioni di italiani. Ed è in questo momento che si vede il vero leader. Il cucchiaio alla Francesco Totti! Coraggiosissimo, temerario, Andrea Pirlo, ci ha fatto gelare il sangue, guardate sì. Brandelli l'espressione. Che non entrasse più questa palla, guarda. Cucchiaio, mezzo cucchiaio alla Francesco Totti. Non ci crede nessuno, non ci crede.